Gli altri assolutamente sì. Questo colore, metti caso lo voglio fare bianco, vendo di sabbia. E la se questo lo voglio fare pistacchio. Beh no, perché tanto devo mettere il fondo è bianco. Quindi mi va a coprire il... Come? Copre totalmente. Sì, è molto coprente, è molto denso. Vediamo se... Faccio vedere com'è il fondo, giusto esteticamente. Questo qua lo applico con il pennello normale. Pennello o rullo, come preferite? Rullo o pennello? Sì. Per la... Assolutamente, è indifferente, l'importante è applicarlo. Come vedete è una vernice tra virgolette bianca molto molto densa, quindi copre bene. In più poi c'è la copertura della... E 24 ore. 24 ore, sì. Quindi quello è già pronto. Questo qua è già pronto, basta una bella mescolata e poi lo applichiamo. Una o due mani ancora meglio. Non è obbligatorio però dare due mani. Assolutamente no, nessuno di questi prodotti va di luce. Sono già tutti pronti all'uso. Anche questo ti facilita molto la vita. Eh sì. Appunto è questa la sua peculiarità. Sì, più o meno il discorso è più o meno quello. Fanno la stessa cosa, sono tutte e due dei fondi. Sì, degli aggrappanti. Aggrappanti, fondi, fissativi, alla fin fine hanno mille nomi, ma la tipologia di prodotti è quella comunque. Hanno tutti lo stesso scopo. Ascolta che io non ho capito bene. Allora, metti che io ho il muro bianco. Sì. E voglio dare il vento di sabbia, voglio farlo comunque col fondo bianco. Sì. Quindi io comunque devo dare la base. Sì. E in più il colore bianco sopra. No. O tu la dai base, la base, e tu dai il fondo e dopo dai il vento di sabbia. Che è quella roba lì. Questa è la base. Sì. Questo è il fondo e questo è il vento di sabbia. Diciamo sarebbe fondo e base. La base è il colore, diciamo. Okay. Tutto lì. Questo è quanto. Quindi base bianca e poi la pittura bianca, colorata. Bianca o colorata. Okay. Se la vuoi fare bianca basta che non aggiungi coloranti. Okay. Ed è un bianco sporco. E dopo vi faccio vedere come viene. Quindi dove viene. C'è la sabbia viene leggermente più grigetto. Quindi non è proprio bianco. Non è un bianco puro. È un bianco appunto perché la sabbiolina che cambia colore. Come la cambia? Nel colorato, vedete? Si può spingere anche con bianco, fa effetto... Sì, fa un effetto, quindi non è un bianco normale, non è come mettere una pittura al quarzo che è comunque granulosa, però è tutta bianca, in questo caso cambia colore un pochino dove c'è la sabbia. Tutto lì. Comunque sono tutte pitture, come vedete, che chiunque può fare in casa senza dover chiamare un pittore o comunque un esperto. Il problema è che se hai già colorato, tipo così, che io all'ingresso tutto spugnato, sì. Già bilancio, quante mani di bianco devo dare? No, se tu fai il vento di sabbia non devi coprirli, perché utilizzi il fondo, dai una mano di fondo e dopo dai il vento di sabbia. Basta una mano? Sì, basta una mano, sì. Assolutamente sì, perché tanto già lui è molto coprente, in più tu andrai a coprire con una pittura che in cui basta una sola mano, quindi già di per sé è molto coprente la pittura. Quindi No, perché il fondo è bianco, quindi è come se l'avessi coperto con un altro colore, con un altro bianco. Quindi non ti serve assolutamente. Copri la parete bianca, con quello lì. Tanta vetrata, la gratti e viene via. Lo puoi dare anche sopra, verrà tipo una pittura al quarzo, come effetto, un po' più ruvidina, tutto lì. Però anche lì non è incompatibile la vernice, quindi per attaccarsi si attacca. Ok? Una volta finito di far tutto, la cosa da fare è tirar via i nastri, prima che si secchi. Cosa succede se si secca il colore sul nastro? Bravissimo, cambia tutto. Invece in questo caso così e viene via per bene. Io pensavo che era il contrario. E tanti pensano che è il contrario. Poi quando vedi che ti viene via il colore, adesso sai il perché. Perché se si secca il colore sopra, sia sul nastro che sulla parete, tirando via il nastro mi tira via direttamente anche quello sulla parete. Sì. Sull'ultimo devi dare due mani. Sì. Una la fai il pomeriggio, un'altra la fai la mattina seguente. Lascia lì il nastro eventualmente. Sì. Tanto poi la vai a, tra virgolette, riumidire il pezzo. Sì. Nel caso io volessi lasciare, vedete che noi abbiamo messo il nastro un po' così alla carlona, diciamo. Vedete che ci sono queste sbavature qua. In questo caso ne sono venute anche poche, ci è andata bene. Ma solitamente quando pitturiamo e mettiamo il nastro, spesso non viene una riga bella dritta. Allora come funziona?
Io metto il nastro, voglio lasciare bianco il pezzettino, allora prendo dell'idropittura bianca e vado a sporcare il nastro dove non voglio che il colore vada a finire. Quindi in questo caso, se il nastro è qua, io prima di colorare uso il bianco. Il bianco mi va a chiudere tutti i pori della palette che il nastro non è riuscito a coprire. Dopodiché comincio nel resto, intanto si asciuga pian pianino il bianco e poi gli ridò su. E viene allora una riga molto più dritta. Viene dritta. Senta, per fare questo colore qua, bisogna sempre la bianca. Sì. Lasciare sempre lo spazio bianco. È una questione di estetica e di facilità. È più facile lasciare il bordino piuttosto che non lasciarlo. Come nel caso qua, adesso anche qua l'abbiamo applicato velocemente. Però mettere il nastro qua sarà molto più difficile che metterlo qua. Ok? Quindi è più facile e dà un senso di ampiezza anche alle stanze. Comunque ti spezza un pochino il colore. Poi, ripeto, è una questione di gusti e di praticità. Tutto lì. Quindi sei libero di fare ciò che vuoi. Okay. Su questo cosa dici? Dipende anche dalla casa. A me personalmente, se mi chiedi il mio gusto personale, io preferisco il bordino. A me questo stacco piace molto. Ok? Mi va un po' come? Idropittura bianca. Bianca o di un colore di contrasto? Sì, non è un problema. L'importante è che sia bianco per andare a chiudere. Ovviamente se questa parte di parete dove io vado a mettere il nastro la voglio verde, allora dovrò utilizzare il verde. Sì. Ok? Per chiudere i pori. Invece se faccio il soffitto bianco, sì, e voglio fare la parete colorata, sì, il bordino bianco mi conviene farlo sulla parete. Sulla parete? Sulla parete. Sì. No? Così è molto più facile. È molto più facile. Vedi, applichi il nastro. Posso fare anche un bordo alto. Sì, anche i 5 centimetri. Alla fine, guardati da 2 metri di distanza, sembrano più piccoli e poi in alto. Sì. Quindi alla fine, sì. Poi possiamo lasciarlo più sotto. Un po' più stretto, un po' più largo, a seconda anche dei nostri gusti. Solitamente un po' incornicia anche la parete. Se io faccio questo e gli lascio il muro tutto attorno, sembra quasi un quadro, diciamo, va a incorniciare e a valorizzare. Puoi fare anche lo stencil, poi se uno vuole. Assolutamente, sì, se lasci lo spazio potete fare una cornice o applicare quelle cornici già. Se faccio solo una parete colorata, sì, anche lateralmente lascio lo spazio lasciandolo in alto. Volendo sì, potete lasciarlo anche attorno alle porte e alle finestre. Attorno alle porte, alle finestre, agli interruttori della luce, a tutto quello che volete. Col bordino a me personalmente piace di più, poi i gusti delle persone sono indiscutibili, quindi se a qualcuno le piace di più senza bordino è giusto che non faccia il bordino. Tutto lì. Chiedo scusa, questi dove li lascio che devo scappare? Me lo può lasciare anche lì sulla scrivania, non si preoccupa. Sì, grazie. Volevo solo un attimo vedere l'effetto, se venga, venga. Un attimo, perché voglio vedere l'effetto lucido. Considerate che bisogna fare la seconda mano e quindi il lavoro viene più accentuato. Vedi che bello, ok? Bello. Quell'effetto lucido così. Però qui vuoi la... È madre ferrato. Un po' grezzo. Bello, possiamo abbinare anche. Va bene, grazie a voi. Vado a vedere un attimo la sì, il reparto dove c'è il vento di sabbia, vede anche nella corsia dopo il tintometro. Sì, bello sul colore intenso. Anche, ma anche sul bianco, magari con una vernice argento, si viene il reparto per succedere. Molto bella, molto elegante. Comunque lo possiamo abbinare anche a un arredamento più moderno, non serve un arredamento rustico. Anzi, questo secondo me è interessante. Sì, visto un finito merita molto di più questo qua. Qua in una mano purtroppo non rende come dovrebbe. Io intanto qua vi spiego come si utilizzano, poi il reparto vi faccio vedere effettivamente come. Qua già si capisce bene, perché questo è nato per fare in una mano, quindi è già finito. È il più veloce e più facile da fare, questo qua sì. Poi ovviamente deve piacere. Prego, prego. Questo è rosso glamour come colore. No, colore no, perché è già colore. Io ho preso spatolato, no? Sì. È più o meno come questo. Uno spatolato? Ho preso il detail che c'è il tipo spatolato. È lo stucco. 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 Esatto. Lo stucco imita più che altro il vecchio marmorino. Esatto. Il vecchio stucco veneziano. Allora, questo sistema qua. Più o meno sì, più o meno sì. Sì, però utilizzerà una spatola in esatto. E va diluito quel prodottino lì, almeno nella prima mano, se non ricordo male. Okay.
Quindi infatti da quello là che c'è esposto, che c'ha quello color giallo, che c'ha quegli effetti dorati, perché c'è quella fontina lì? Nel vento di sabbia o nella velatura? Sì, nel vento di sabbia dove vedi il dorato è perché ha la vernice dorata sopra. Adesso vi faccio vedere. Sono tutte tre belle. Beh, secondo me i nostri gusti useremo uno piuttosto che l'altro. Arrivederci, grazie. Va bene, a vederlo. Semplice e veloce. Sì, sono tutti abbastanza semplici. Sì. Alla fine magari si sta un pochino di più rispetto che a utilizzare una pittura normale, un rullo, però alla fine non è... Rispetto a fare una velatura, per esempio, mi pare più facile. Beh, ma anche la velatura comunque non è in sé difficile, anche perché come il vento di sabbia non è una pittura uniforme, quindi anche lì a seconda di come lo diamo verrà un effetto diverso, non che non sarà facile come quella fare. Però è difficile udire le parti, avendo la parete grande, la velatura, sì, no? È leggermente più complicato, però si può fare anche lì facilmente, anche se non siete esperti lo potete fare. Assolutamente, sì, tutti i prodotti che abbiamo possiamo farli anche se non siamo esperti comunque. Vabbè, questi sono tutti i prodotti fai da te, diciamo. Sì, scegliamo apposta così, sì. Per poterli applicare senza l'ausilio di professionisti. O per chi vuole chiamare un professionista, ma senza dargli un lavoro mai proprio da fare che l'abbiamo fatto. Però come vedete anche il vento di sabbia l'avete fatto voi, praticamente io ho fatto le prime due pennellate, poi per il resto l'avete fatto voi ed è venuto bene. E scusami, il sale che abbiamo preso invece quello, abbiamo preso le finiture. A voi, ciao. Non c'è una base caliciare o ci resiste anche una base che magari solo ho uno stucco a rullo in reparto, che è una specie di stucco che va dato al posto di utilizzare una spatola o un frattazzo, si dà a rullo e riesce a coprire, è più facile da utilizzare se non si ha manualità, se no ma se c'è un stucco a rullo sì, dopo vi faccio vedere qua, se volete venire in reparto. Ok. Adesso compiliamo le cose. Sì, benissimo. Perfetto. No, ma quindi tu comunque anche se vuoi mettere un colore qualsiasi che non fai semplice, vuoi sempre se ti piace perché hai detto quel colore.